Buonasera, bentornati in diretta dopo circa un mese di stop con Focus Sicilia. Siamo ricordiamo in diretta Facebook ma anche su YouTube. Eh, lo vedete? L'ospite di oggi è l'onorevole Claudio Fava, presidente della Buonasera. Commissione Antimafia regionale. Grazie per aver accettato il nostro invito. È il nostro Grazie. primo appuntamento dopo la pausa estiva, come dicevamo, ma lo facciamo subito con un argomento direi piuttosto importante anche piuttosto urgente, visti i numeri, eh, ovvero una nuova legge regionale che riguardi l'assegnazione dei beni confiscati. Ecco, noi ci siamo occupati del tema eh, lo scorso luglio con ospite Livio Ferrante, che è un ricercatore dell'Università di Catania che ha fatto uno studio proprio sui beni confiscati e evidenziava nel suo studio, che è stato diciamo, ampiamente eh, divulgato anche a livello eh, delle istituzioni, credo anche alla Commissione regionale, eh, come l'impatto dei beni riconsegnati alla collettività per usi sociali sia eh, fondamentale per una ripresa eh, economica dei vari territori. Ecco, non entriamo nei dettagli perché si tratta di temi economici, ma andiamo con i numeri, quelli banali, possiamo comprendere. Tutti. La, ehm, il sistema nazionale per l'Agenzia nazionale per i beni confiscati ha in questo momento circa 19.000 beni in gestione di questi. E più di un terzo sono in Sicilia, sono addirittura più di 7.200. Ecco, questi numeri già ci fanno capire quanto il tema sia importante per la regione Sicilia, solo che lo sappiamo anche per il grande lavoro fatto dalla commissione presieduta dall'onorevole Fava, ma anche mi permetto di citare i siciliani giovani a Catania ed altre associazioni in giro per la Sicilia che hanno sensibilizzato sul tema, e spesso questi non sono utilizzati o addirittura sono ancora utilizzati da chi è imparentato con le persone a cui sono stati sequestrati. Ecco, dopo questa lunga premessa, insomma, le dico, onorevole Fava, eh, qual è l'urgenza di avere una legge sui beni confiscati in Sicilia? Il quadro penso che in capi, l'abbiamo delineato. L'urgenza dipende dalla finalità che questa legge si è data nell'82 quando è stata quando è stata approvata nella sua prima versione e successivamente quando ha, ha avuto grazie anche al, al lavoro fatto da, da Libera, la raccolta di firme per una legge iniziativa popolare questo salto di qualità cioè non basta la, il momento repressivo, sanzionatorio, confiscare i beni bisogna che i beni vengano restituiti alla collettività, che tornino ad essere ricchezza sociale questa restituzione avviene attraverso un uso di questi beni e in questo secondo Step, che è la sfida più importante dal punto di vista della qualità eh, e dell'utilità dell di questa legge, fino adesso noi abbiamo fatto molto meno di quello che avremmo dovuto e potuto fare. Ehm, per quanto riguarda le aziende, continuiamo ad avere un livello di mortalità delle aziende confiscate che sfiora il 90%. Per quanto riguarda i beni, come ricordava lei, beni immobili, terreni strutture, compound, l'infinito patrimonio immobiliare che è stato sequestrato alle cosche mafiose in tutta Italia e in modo particolare in Sicilia dove insiste metà del patrimonio dei beni confiscati spesso non è utilizzato. Non è utilizzato perché mancano le risorse per le amministrazioni comunali per poterlo rimettere, rimettere bene in sesso, occorrono interventi di ristrutturazione, di restauro, occorre poterli riconvertire a un uso utile alla collettività, farne biblioteca, sì, scuole. In alcuni casi, come le ricordava, eh, di questi beni si è persa davvero ogni traccia, sono rimasti la disponibilità delle persone a cui erano stati tolti, gli stessi diciamo, eh, soggetti che hanno subito il, la confisca o loro amici, i loro parenti. Tutto questo richiede, secondo noi, dopo un anno di lavoro su questo tema e decine e decine di di audizione a tutti i livelli e lo abbiamo riportato nella relazione finale, richiede che ci sia investimenti in più direzioni certamente nei confronti dell'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati che oggi è molto come dire carente di risorse umane, di risorse economiche se pensiamo che è un'agenzia che oggi rappresenta la più grande agenzia immobiliare del mondo per la quantità di beni che deve gestire in tutta Italia occorre dotare gli enti locali, amministrazioni di strutture adeguate, e occorre probabilmente questa è la nostra idea attribuire alla regione, quello che la regione non ha mai avuto e non ha mai voluto. Eh, faccio un esempio: può esserci un comune di 2.000-3.000 abitanti, un piccolo comune, a accade, per esempio nella provincia di Messina, che per la confisca si trovi ad avere la disponibilità di eh, beni immobili del valore di decine di milioni di euro e. Della dimensione di centinaia di vanni disponibili, È però un piccolo comune che non ha un know-how per poter né gestire né investire né immaginare l'uso da fare, mettere in rete questi comuni, fare in modo che esista una sorta di cabina di regia di coordinamento che provi a coordinare le esigenze delle singole amministrazioni. E che dia una mano dal punto di vista della progettualità del rapporto con l'Unione Europea e la Regione, che questo avrò mai fatto. Per cui la legge che abbiamo presentato e che abbiamo caldamente sollecitato al Presidente della Prima Commissione e al Presidente dell'Assemblea Regionale di portare il più rapidamente possibile in discussione perché. È l'esito diciamo, naturale di un anno di lavoro della Commissione antimafia, C'è cioè una legge che prendendo spunto da ciò che abbiamo capito come Commissione antimafia interviene sul piano normativo. La legge prevede che si costituisca un ufficio speciale alla Regione Siciliana, che ha questo compito di costruire una, un asse di collegamento tra tutte le amministrazioni, ma anche nei confronti di tutti i soggetti del terzo settore che possono, intendono utilizzare questi beni. Abbiamo previsto un fondo che permetta alla regione di poter concretamente intervenire. Occorrono studi di fattibilità, di progettazione, occorre poter recuperare a un uso reale, a un uso civile questi beni. Occorre una mappatura, e una mappatura che non è soltanto quella che può produrre in termini burocratici l'agenzia, ma in termini punto di fattibilità, di concretezza dell'utilità economica di questi beni, è un lavoro che può e deve fare la regione siciliana, così come per esempio lo sta facendo in questo momento la regione Lombardia. Occorre un tavolo di eh, confronto e di discussione che mette insieme tutti i soggetti che sono interessati, quindi tutte le associazioni del terzo settore, come ricordava lei, associazioni che in questa fase per esempio hanno avuto un ruolo importante, hanno fatto loro il lavoro di, di mappatura, a volte anche di denuncia delle, delle lacune o dei vulnus che questa legge aveva subito, sostituendosi all'Agenzia, sostituendosi alla, a volte alle, alle procure della Repubblica, sostituendosi alle forze dell'ordine. Sono loro che hanno scoperto che alcuni di questi beni erano lasciati in disponibilità dei soggetti a cui sono stati confiscati. Insomma, si tratta di un intervento che sul piano normativo, politico, ma anche delle risorse disponibili, Restituisca o diciamo, consegni, perché non è stata mai data, all'ente regione una funzione che le è propria è un ente sorordinato rispetto alle amministrazioni locali. Ha bisogno di poter svolgere questa funzione di, di coordinamento, altrimenti è soltanto diciamo, una, una medaglietta al valore quella della regione. Invece crediamo che possa essere uno strumento utile, però perché lo sia, occorre che si doti di eh, strutture. Eh, risorse umane e risorse finanziarie. Perfetto, diciamo che il quadro è stato delineato, in fondo la, la legge ha eh, questi punti saldi, insomma, li ripetiamo rapidamente: sono appunto eh, l'istituzione dell'ufficio speciale regionale per la valorizzazione dei beni. E appunto l'osservatorio regionale sull'utilizzo dei beni confiscati, che è quello partecipato appunto dalla società civile, se così possiamo dire, ma mi corregga se sbaglio. La mappatura, un piano regionale dell'utilizzo dei beni, che credo che sia poi il punto centrale. Il fondo per l'utilizzo dei beni. E poi il rafforzamento delle competenze e, eh, dal punto di vista dei comuni e anche un, eh, adottare dei regolamenti specifici. Ora io leggevo all'interno della bozza che per fare tutto questo la dotazione richiesta è di 10.000 migliaia di euro, ovvero 10 milioni di euro. Non so se è una cifra effettivamente congrua oppure avete eh, già fatto uno studio oppure è semplicemente in fase di, eh, diciamo di proposta, questa è una cosa che verrà definita nelle commissioni competenti. Io lo dico per una questione anche pratica, è un tema talmente importante, talmente complesso che eh, automaticamente mi chiedo ma basteranno le risorse dei 10 milioni per fare tutto quello che effettuando una legge del genere con una dotazione ricordiamolo solo eh, per quello che riguarda l'agenzia nazionale di, set, di oltre 7.000 beni eh, da mappare, da, da, da riutilizzare senza contare le altre 900 aziende. insomma cosa, cosa si, si può andare a fare insomma, con queste risorse è una domanda che le, che le faccio ma insomma per capire un po' deve... praticamente Prego. la regione non si sostituisce all'agenzia né alle amministrazioni locali ha uh, un compito, una funzione di coordinamento e di investimento di dove è necessario per cui questi 10 milioni non rappresentano l'entità di tutto l'intervento che va fatto a sostegno degli enti locali è una cifra che poi andrà verificata con la ragione della regione siciliana, naturalmente in commissione bilancio. Che serve a dare strumenti per poter intervenire, ma l'intervento è un intervento che poi vede molti soggetti attrezzati e istituzionalmente tenuti a intervenire. L'agenzia e, e, oggi. Eh, deve essere oggetto di un investimento che fino adesso è stato lasciato abbastanza in disparte, è ancora un, una pianta organica che al 60% non è coperta, è stato trattato, dispiace di dirlo, negli anni passati come un ente di sottogoverno, uno dei tanti nel quale piazzare persone grate e persone, persone vicine. L'agenzia per i beni sequestrati e confiscati, anche per le cifre, ricordava lei, pretende un investimento di risorse umane e di mezzi finanziari che dovrebbe essere a priorità di qualsiasi governo a partire da questo governo. Pensiamo ai fondi europei. L'Unione Europea è in condizione di poter intervenire anche per progetti di finanziamento legati alla, alla, alla riutilizzazione, al rilancio, alla messa in opera di beni confiscati alle mafie. Cioè i soggetti che possono intervenire sono molti. Quello che fino ad adesso è mancato dal punto di vista del territorio è una... Un asse strategico che capisca quali sono le opportunità e i bisogni che faccia rete tra gli enti locali, che rappresenti un tramite tra il territorio e l'Unione Europea. Comuni di poche migliaia di abitanti, in cui ci saranno due funzionari e qualche impiegato, di fronte all'enormità di questa sfida e all'urgenza di questa sfida, spesso no, non hanno gli strumenti. Oggi sono previsti dei dei, 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 dei patti costruiti all'interno di alcune prefetture, perché alcuni comuni mettono insieme i propri beni e provino a gestirle anche con una sinergia virtuosa. Fino ad adesso ha funzionato poco. Noi pensiamo, ed è un pensiero che devo dire, condiviso da tutte le forze politiche, è questa è la funzione naturale della regione. La regione serve a questo, non può essere soltanto un istituto di spesa corrente che si occupi a gestire l'ordinaria amministrazione deve avere anche una funzione propulsiva, strategica e quando parliamo di beni confiscati in Sicilia parliamo non soltanto di una sfida morale ma parliamo anche di una grande risorsa produttiva e occupazionale perché mettere in, in, in atto, in corsa decine di cantieri, dotare gli enti locali e le amministrazioni di beni che fino adesso non hanno potuto avere vuol dire lavoro, vuol dire ricchezza sociale, vuol dire e l'uovo di Colombo li abbiamo a disposizione, siamo contenti di averli tolti i mafiosi, no non basta, dopo averli tolti, dopo aver espresso il momento della sanzione che è dovuto, che è necessario, che è utile per chi li mette con le spalle al muro, occorre tutto il resto. Lei mi faceva prima accenno a quando si fa in Lombardia. Eh, proprio per l'utilizzo dei beni e me l'ha citato come, come esempio. Io a questo punto le chiedo se è possibile di entrare un po' più nello specifico perché la Lombardia chiaramente eh, non è a livello della, della Sicilia come numero di beni confiscati e come diciamo, status, ma è una delle prime regioni comunque dove il fenomeno eh, la Lombardia ha diciamo, fatto una mappatura a ero... Fotogrammetrica, cioè, hanno fotografato dall'alto il territorio, hanno costruito una mappa interattiva ed estremamente efficace. Che non soltanto censisce tutti i beni, stiamo parlando di beni immobili di terreni, ma ti dà una visione complessiva, una visione di insieme, che è una cosa che si poteva fare naturalmente non può farla la somma di tutte le amministrazioni comunali che sono coinvolte in questa vicenda, può farla la regione siciliana. Ed è diciamo, un archivio di dati, oltre che una, una mappatura concreta di eh, bisogni, di opportunità, di, 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 di concreta utilizzabilità rispetto a tutto il territorio, che la regione ha i mezzi per fare, che costa poco, ci stiamo parlando di lavori che non sono particolarmente costosi. Diciamo, quello che fino adesso è stato carente è stato, carente, è stato una, un impulso, una volontà politica, capire che questo tema non può essere delegato alla somma dei molti piccoli interventi, che ogni azienda deve riuscire a cavarsela da sé, aziende confiscate. Creare una rete, fare in modo che ci sia un accesso al credito, per esempio, che consente condizioni di maggior favore per le aziende confiscate fare in modo che tra l'amministrazione e aziende confiscate per alcuni servizi ci sia una rete virtuosa, cioè servirsi dei servizi delle aziende confiscate, perché altrimenti queste aziende non ce la fanno, non ce la fanno per una ragione semplicissima, perché quando erano aziende in mano a un mafioso eh, costavano poco, il padrone mafioso non paga i contributi, non, 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 non mette in regola i conti l'emersione verso la legalità di un'azienda confiscata vuol dire che c'è anche un costo del lavoro supplementare perché vuol dire mettere in regola tutti i dipendenti, giustamente, vuol dire pagare i contributi, vuol dire mettere da parte tutto ciò che farà parte del rapporto di fine lavoro, cose che non esistevano. Non solo, ma quando l'azienda appartiene al mafioso, il mafioso va in banca e dice "Voglio l'apertura di un credito, voglio un finanziamento, voglio un mutuo, voglio Disponibilità liquida, eh, molte piccole banche si prestavano. Quando arriva l'azienda confiscata che appartiene allo Stato, le banche dicono: E eh, chi ci garantisce adesso? Per cui, noi siamo arrivati al paradosso: che sono le storie che abbiamo raccolto in commissione di aziende che, quando erano in mano a un mafioso, avevano accesso al credito senza problemi. Nel momento in cui diventano dello Stato e sono state tolte dal mafioso, l'istituto bancario comincia a pretendere le garanzie che dal mafioso non pretendeva, addirittura con una certificazione di rating che diventa molto basso in automatico da parte del, delle banche proprio perché sono state confiscate e quindi sono le mani dello Stato che per paradosso sembra uno simbolo, ma dal punto di vista bancario è considerato così, e forse un soggetto meno, me, meno, meno solido sul mercato di quanto possa essere il padrone mafioso di quell'azienda e questo non funziona, non va bene, occorre costruire dei circuiti dove ci sia anche un adeguato livello di corresponsabilità, di, 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 come dire, di, di attenzione nelle, nelle esigenze che queste aziende hanno eh, che sono completamente diverse dalle altre. Un'altra ragione è che quando un mafioso si deve portare via un'azienda quello che fa è cercare di portare via i clienti di quell'azienda, perché magari li porta in un'altra azienda amica, vuole svuotare, come togliere l'acqua al pesce. Ci sono aziende che si sono viste dall'arco di 24 ore, dopo essere state confiscate dal mafioso, hanno perso tutti i clienti. E noi abbiamo provato a capire non solo perché, ma anche se qualcuno avesse presentato il conto a queste aziende, chiedendogli come sia possibile che abbiamo lasciato l'impresa dalla quale si servivano soltanto perché è stata confiscata. La Geotrans è una grande azienda di trasporto su gomma. Il giorno dopo la, la confisca di Santa Paola e Ercolano si è vista ridurre del 90% il proprio portafoglio di clienti e noi siamo andati a cercarli uno ad uno in commissione antimafia per dire scusi, ci faccia capire perché lei si serve dei trasporti della Geotrans quando la Geotrans appartiene a Santa Paola Ercolano, quando viene confiscata e se la prende lo Stato e improvvisamente cambia vettore e se ne va altro, pagando anche di più. E la, 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 le risposte sono illuminanti, perché ci fanno capire che alla fine il destino di questi beni passa attraverso una somma di responsabilità, di interventi, di solidarietà, di assunzione di responsabilità individuali e collettive, che non sta nella legge, sta poi nella concreta applicazione di questa legge. Ecco perché pensiamo che la Regione su questo debba avere un ruolo fondamentale. Perfetto, io mh, mh, ricordando che sia, siamo eh, diciamo, arrivati a oltre 20 minuti della nostra intervista, mi accingo diciamo, a, a chiudere sì. ma, ehm, con due domande. Una molto semplice, lei diceva all'inizio proprio della nostra chiacchierata che eh, ha sollecitato sia il presidente dell'ARS che le commissioni competenti eh, per far arrivare questa legge in approvazione in aula. Nei, più breve tempo possibile, e a questo punto insomma, mi chiedo eh, se c'è una previsione per una data di approvazione o perlomeno un periodo di massimo in cui avremo questa legge. Il secondo è un po' più complessa, ma le chiedo di rispondere in maniera sintetica anche a questo: appunto, non abbiamo definito qual è il rapporto poi con l'Agenzia Nazionale, nella legge si parla appunto di un protocollo d'intesa per riuscire a fare appunto, a arrivare a, a questi risultati. Insomma, che. In qualche modo cedono parte delle responsabilità, se così possiamo dire, a, alla regione siciliana, ma anche agli altri soggetti coinvolti. Ma eh, in pratica come si, si svolgerà insomma questo... Occorre rapporto? una sinergia dal punto di vista istituzionale, cioè non, non è possibile quello che finesse accaduto, che la regione, anche perché non aveva compiti su questo, e l'agenzia non abbiano mai costruito un dialogo tra loro. Occorre soprattutto che l'agenzia sia molto più presente, molto più capace. Come stakeholder fondamentale di intervenire sulle, con le amministrazioni locali, con le aziende, con le associazioni del terzo settore. Fino adesso è intervenuta poco. Mm. Con buona volontà ogni tanto, ma con scarsa eh, efficacia dei risultati, perché le risorse sono quelle che sono. Perché a Roma non ci si è resi conto che questo non è uno dei tanti enti di sottogoverno e che la qualità delle competenze che vengono riversati in questa agenzia è fondamentale quindi la prima cosa è farlo capire a chi ha responsabilità il governo e il Viminale anzitutto creare una pratica appena la regione avrà questo ufficio speciale di coordinamento di, di costante interfaccia tra l'agenzia e la regione i tempi della legge io mi auguro che per l'autunno vada in discussione, cioè, adesso torneremo alla carica peraltro una legge la relazione è stata approvata all'unanimità, la legge ha la firma dei deputati di tutti i gruppi parlamentari, quindi penso che non ci sia ragione perché non si affronti rapidamente, anche perché diciamo, è un punto d'onore e d'orgoglio per questa assemblea fare in modo di contribuire affinché la Regione possa fare la propria parte. Bene, su questo tema. Perfetto, io la ringrazio onorevole. Grazie a voi. Volte per averci illustrato appunto questa proposta che appunto speriamo nel 2022 sia praticamente attuata con tutti i vari punti. Quindi grazie anche a chi ci ha seguito e spero a presto con lo stesso tema per notizie positive in merito. Arrivederci.